ragazzi, benvenuti. So che tornate insomma da questo lavoro di questa mattinata abbastanza faticoso, ma hanno detto che la traduzione era semplicissima, è vero? Era facile? Sì o no? No, dicono di no. Non sono mai facili le traduzioni degli agoni, quindi è chiaro che vengono scelte sempre in modo da misurare anche tutte le capacità che vanno misurate in una gara di questo tipo. Però so che insomma tutti quanti avete tradotto, avete fatto delle ottime cose e poi vedremo insomma, l'importante è stare qui insieme e fare delle cose importanti con tutta la tranquillità e la serenità di cui però dobbiamo essere pure capaci, sennò diventa un'oppressione e non diventa più un momento così di gioia, di felicità. Allora, io sono l'assessore alla cultura di questo comune di Fondi, la cultura e le politiche scolastiche, pure lo sport, però non si direbbe. E sono felice naturalmente di vedervi qui, arrivati da tante regioni di questo nostro bel paese. E felice perché questa attività non è un'attività consueta che facciamo con i ragazzi. È difficile trovare dei gruppi che si impegnino in cose così importanti. E quindi quando si trovano dei giovani impegnati in attività di questo tipo in una città come quella di Fondi, io sono naturalmente più che felice e orgoglioso di vedere qui tanti ragazzi impegnati in un fatto importante, così importante. Questo discorso poi della cultura classica e umanistica è un discorso che ci interessa in particolare in un tempo in cui sembra che tutto invece si avvicini a realtà completamente diverse, tecnologia, scienze, ok, è importante vedere dei ragazzi che invece si impegnano anche in una formazione umanistica, che è la formazione più completa, non vi devo io spiegare tutto questo, lo sapete meglio di me. Sono felice e orgoglioso di avervi qui e poi un saluto importante a nome del sindaco. Il sindaco non manca mai in queste cose. Oggi però purtroppo è impegnato in una situazione di difficoltà che abbiamo nel nostro comune rispetto alla realtà che è quella del MOF, un mercato ortofrutticolo che gestisce il commercio dell'ortofrutta a livello europeo, quindi è per noi una realtà importantissima per l'economia di questo paese e quando va in crisi una realtà di questo tipo bisogna essere preoccupati e bisogna correre per dare il proprio aiuto e il proprio sostegno. È quello che sta facendo il sindaco oggi, che sarebbe stato anche lui molto felice di essere qui con voi perché è giovanissimo. Il nostro sindaco ha poco più di 40 anni, all'età di mio figlio. Ha frequentato il liceo classico insieme a mio figlio e quindi immaginate che cosa è per me anche essere assessore di un sindaco che ha l'età di mio figlio, ma è un ragazzo in gamba a cui piace lavorare per questa città, che ha la formazione che state anche voi seguendo e quindi capite bene che avere un sindaco anche con una formazione di questo tipo è interessante, è importante perché i problemi con una cultura come quella umanistica si leggono e si interpretano in una maniera completamente diversa. Quindi si è capaci di vedere con questa formazione sempre un po' oltre, un po' al di là di quello che è e che appare invece la realtà quotidiana e la realtà così di tutti i giorni. Questa capacità è una capacità importante che io mi auguro acquisiate anche voi, sicuramente sarà così, con gli studi che state seguendo. Io ho visto nascere questa manifestazione perché ero insegnante nel liceo che organizza questa cosa fino a qualche anno fa e quando è cominciata questa attività io mi ricordo che insomma c'era un fermento importante e ho seguito tutte le fasi di realizzazione di questo progetto e ho continuato adesso a seguirlo come assessore ed è sempre più bello ed è sempre più interessante questo tipo di attività. Quindi un'edizione che continuerà naturalmente nel tempo oramai questa tradizione. Quest'anno vedo, posso dire, ragazzi un po' ancora più giovani di quelli che ho visto l'anno scorso. Si frequentate? Così a volo? Quinto, tutti il quinto? Vedi, sono ragazzi un po' anche più piccoli. E quindi sono felice anche perché obiettivamente poi questo impegno già dalle classi inferiori fa ben sperare anche per il futuro.
quelli del quarto l'anno prossimo possono ritornare, quindi. Ma no, sì, possono ritornare e ripetere queste esperienze qui. Avrete poco tempo per visitare questa città, perché so che domani, tra l'altro, la professoressa Pille, invece di organizzare un bel giro per Fondi, ve l'ha organizzata per Sperlonga. Dove andate? Fondi oggi pomeriggio con Maria Eletta, che sicuramente vi farà vedere le cose più belle di questa città. Poi domani Sperlonga. Sperlonga è una città bellissima, sapete che c'è tutta una storia dietro questa città, con la grotta di Tiberio, si affaccia su questo mare che è stato attraversato da un certo Ulisse, che voi non avete mai avuto modo di incontrare, e quindi c'è tutta una tradizione questa zona importante e fondamentale, ma queste cose ve le dirà Maria Eletta. Non la fate parlare troppo, perché quando attacca è peggio di me, non la finisci più. Allora voi ogni tanto dite, mi raccomando, calmati un pochetto. Vi auguro una buona permanenza, domani sapremo anche chi sono i vincitori. Vi auguro che questa realtà sia di vostro gradimento e vi invito a ritornare anche d'estate, quando avrete finito gli esami, sarete naturalmente tutti promossi con altissimi voti, guai a voi se non è così, e poi ci rivediamo durante l'estate, magari più rilassati, e fatevi una bella passeggiata, non solo al mare, ma anche nel centro storico della nostra città. Qui al tavolo con me ci sono due persone che già avete conosciuto, la preside, la dottoressa Anna Rita Del Sole, continuiamo a chiamarla preside, perché questo fatto del dirigente scolastico è di una bruttezza incredibile, è la preside del liceo Gobetti, e ancora più in là un'altra persona che fu già preside di questa scuola e che poi adesso è la presidente di questo consiglio comunale. Era la prima volta nella storia questo consiglio comunale ha come presidente una donna, è la professoressa Maria Gina Marino. E la preside, siete qua su questo tavolo qua, dagli ordini a tutti, tutti maschietti zitti, tutti bacchettati e tutti tranquilli. E in effetti la conduzione di questo consiglio ha assunto un'altra così modalità da quando è lei presidente. Si litiga di meno, si dicono meno parolacce, perché i politici spesso vanno anche oltre. Perché? Perché la presenza di una donna è importante, calma gli animi, fa stare tutti un po' più sereni e tranquilli, e poi quando ci vuole bacchetta pure. Lei fa parte anche della commissione di questo agone quest'anno, quindi è qua, quando veste? Prima, Presidente del Consiglio, Preside della Scuola, ex Preside della Scuola, Commissario, insomma è tutto lei. Avete capito che l'agone non ci sarebbe se non potesse passare qui. Quindi, duplice veste, però oggi c'è i pantaloni, quindi tutto riportato in una dimensione. Va bene. Smetto qua, lascio la parola alla Presidente del Consiglio e vi auguro di vincere tutti. Avete già vinto, perché già la partecipazione è una grande vittoria, e a risentirci prossimamente. Quelli che possono venire ritorneranno anche l'anno prossimo, è vero? Vi aspettiamo con gioia. Grazie Assessore. Volevo rassicurare subito i concorrenti e i partecipanti a quest'agone che, come mi hanno visto qui, si sono posti qualche interrogativo che giustamente vi ha ben illustrato l'assessore. Rinnovo i saluti del sindaco e di tutto il Consiglio Comunale e siamo veramente lieti di ospitarvi in questa città. Città per natura molto dedita all'ospitalità e molto accogliente, ne potrete ammirare anche le bellezze, non soltanto storico-artistiche, ma anche quelle paesaggistiche che vedrete meglio domani, visto che andrete a Sperlonga e quindi potete ammirare tutto ciò che ci circonda. Prima di dire due parole, io devo ringraziare la dottoressa
dirigente scolastica del liceo, per avermi dato l'onore di partecipare a, come membro della commissione al Lagone di Greco. L'ha detto già il nostro assessore alla cultura, è nato come idea nel 2008 e poi nel 2009 c'è stata la prima edizione. E unitamente a Anna Rita ringrazio la professoressa Pilla che tanto si dà da fare insieme a tutti gli altri docenti, Piera Cardone, Barbarisi e Antonella Fiore, Antonella Di Fazio, Milena, non sto qui a ripeterli tutti. Diceva bene l'assessore che voi in fondo avete già, tra virgolette, vinto, semplicemente partecipando a questa gara di traduzione dal greco, perché siete stati scelti tra i migliori delle vostre scuole e quindi sicuramente questo è un titolo di merito. Io volevo, come ex insegnante di latino e greco, caldeggiare questo studio e questa passione, perché non solo queste discipline classiche hanno un'impostazione di natura scientifica che ci aiutano a ragionare, ma vanno anche al di là, a saper cogliere, scoprire, ragionare su valori che non necessariamente devono essere presi e riportati sic et simpliciter oggi, ma elaborati, perché credo che fosse il cardinale Scola che lo diceva, che la vera novità non è scoprire cose nuove, ma invenire cose antiche con un significato nuovo. E questo dà il senso di quello che effettivamente queste discipline vogliono significare. Sicuramente richiedono sacrificio, però danno la qualità e il senso di questa, di questo percorso che avete intrapreso. Dispiace anche a me che il sindaco oggi non sia presente. Abbiamo le foto dell'anno scorso, è stato sempre presente, quindi sono proprio motivi di causa maggiore. E credo che questa città non potesse avere un sindaco migliore, nonostante la giovane età. E sono un po' orgogliosa perché l'assessore prima non l'ha detto, è stato mio alunno, quindi ha fatto il liceo classico. Quindi ragazzi, veramente vi auguro un'ottima permanenza, sperando che nello spazio del vostro cuore ci sia poi un ricordo amabile di questa città. Grazie di essere qui. Adesso passo la parola alla dottoressa Anna Rita Del Sole. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Mi associo a quanto hanno già detto chi mi ha preceduto, quindi all'assessore e alla preside emerita.
del liceo, e quindi nel salutarvi e nell'essere riconoscenti alle scuole che hanno consentito a voi di partecipare, ma soprattutto alla disponibilità che hanno manifestato anche le vostre famiglie nel sostenere i costi anche per il vostro trasferimento qui, perché sapete che questa iniziativa ha un costo che la scuola sta sostenendo in maniera parziale, ma anche un ringraziamento ai vostri genitori che hanno contribuito a questo, no? Quindi un ringrazio a loro e la considerazione che questa iniziativa, che è bellissima, che ha tutto, noi abbiamo tutto l'interesse a far proseguire negli anni, sempre in maniera così organizzata, in maniera così puntuale, quindi mi associo ancora al grande, debito, grande debito di gratitudine verso questo corpo docente che fa tanto la scuola, quindi deve ringraziare la dedizione, la passione con cui queste docenti si prestano a fare da staffetto, a fare da accompagnatori, quindi un grazie, un applauso per questa partecipazione. La riuscita di questa partecipazione è la riuscita di un gioco di squadra. Ognuno ha un suo ruolo, ognuno quindi dà la disponibilità per fare in modo che tutto vada come, così come definito, così come prestabilito. Vi dicevo, è un'iniziativa che investe tanto anche in risorse finanziarie, e in un tempo come questo, sicuramente voi siete come cittadini, come frequentanti altre scuole in tutte le altre parti d'Italia, avvertite questa penuria di risorse. La scuola italiana sta vivendo un periodo di grande difficoltà proprio per i tagli che si sono seguiti negli anni alle risorse. Quindi garantire la prosecuzione di un'iniziativa così bella, che dà tanto lustro a questa scuola e a tutta la cittadinanza che accoglie questa brigata così bella di giovani. Voi date a questa città un sole ancora più splendente di quello che brilla in questi giorni, quindi vi posso assicurare. Anche i nostri alunni delle altre classi vivono con gioia questo momento, naturalmente caldeggiano la partecipazione dei loro colleghi, dei loro compagni, ma sono orgogliosi di ospitarvi, e quindi che questa iniziativa dà lustro a tutta la scuola. Quindi siamo veramente contenti di che tutto stia andando per il meglio, e che tutto possa, ci auguriamo vivamente, proseguire anche nel futuro. Vi dicevo, anche a costo di grandi sacrifici che dobbiamo continuare a sostenere per garantirvi la ospitalità. Non è una bella cosa questo, quindi sostenere anche le spese che riguardano la vostra ospitalità. Non è da poco in questi tempi, ecco. Quindi un grazie anche agli sponsor, a chi patrocina, un grazie al Comune di Fondi, perché patrocina questa iniziativa, un grazie a tutti gli sponsor, che poi avremo modo anche di più diffusamente ringraziare nel corso della manifestazione di domani, che seguirà la premiazione, un momento tutto vostro, un momento quindi che sicuramente aspettate con trepidazione. Anche noi, come voi, siamo all'oscuro dei risultati, e anche noi vivremo con grande attenzione, con grande eccitazione quel momento della proclamazione. Quindi io sono convinta che questo soggiorno, che per voi ha terminato il momento più impegnativo, che è quello di questa mattina, adesso proseguirà in una maniera più, serena, più distesa, speriamo anche piacevolmente, con quello che abbiamo pensato per voi, con quello che abbiamo organizzato. Quindi sono sicura che questo momento, come diceva la preside, costituirà un ricordo nella vostra memoria. Quindi dicevo, adesso implementeremo finiremo questa giornata, questo incontro, con una bellissima foto di gruppo che andrà ad arricchire le documentazioni fotografiche degli anni precedenti, che abbiamo raccolto in un annuario celebrativo che quest'anno appunto ha compreso le 5 edizioni dell'Agon, e quindi dell'Agon, è vero? Come si pronuncia? La corretta pronuncia dell'Agon, e quindi si arricchirà questa documentazione di questa foto del sesto. E vi dicevo, sono tra le più belle dell'edizione attuale del nostro annuario, le edizioni precedenti di questa manifestazione. Per noi dunque voi rimarrete nei nostri ricordi e nel nostro annuario, ma sicuramente anche nel vostro cuore e nella vostra mente rimarrà un ricordo di questa esperienza. Quindi vi ringrazio e godetevi questa bellissima città che oggi vi accoglie con questo bellissimo tempo estivo, e sicuramente domani speriamo che il tempo rimanga così bello per farvi apprezzare tutte le bellezze che anche Sperlonga saprà offrirvi
Quindi grazie e ripasso la parola all'assessore per il saluto e poi quindi tutti per una foto di ricordo. Va bene. Non dobbiamo aggiungere, penso. Non penso di dover aggiungere altro, soltanto un invito. Noi tutti gli anni, insieme a questa manifestazione che organizza il Gobetti, facciamo come comune un'altra manifestazione molto bella, che è un convegno internazionale su Alberto Moravia. Alberto Moravia ha scritto La Ciociara su queste colline che vedete qui dietro. E quindi ogni anno facciamo questo convegno, che è arrivato quest'anno alla quarta edizione di un convegno internazionale. Arrivano studiosi da tutto il mondo qui per parlarci di Moravia. E il 9 maggio quest'anno la data. E tra l'altro abbiniamo a questo incontro un premio letterario, che sicuramente è arrivato anche nelle vostre scuole, che però non avete guardato. Quest'anno guardatelo. Nel mese di maggio arriverà questo premio letterario che proponiamo a tutti i ragazzi delle scuole secondarie. Quest'anno abbiamo pubblicato in un libricino tutti i vincitori, insomma è una cosa molto carina, si vincono anche dei soldini, per cui volendo fateci anche un po' una mezza idea, fatevi dare questo bando e cercate di leggere anche questo, di partecipare anche a questo concorso. Chiudiamo qua, anche io vi saluto, adesso faremo questa foto tutti quanti insieme e poi ci rivedremo domani alla premiazione. Domani speriamo che arrivi anche il sindaco, così ci porterà anche il suo saluto. Buona serata a tutti e arrivederci a domani. Just